Buongiorno a tutti, grazie Matilda per questa presentazione. È sempre sorprendente sentirsi raccontare dagli altri. Ecco, quindi grazie mille, sono onorata e molto contenta di essere qui con voi oggi. E direi che visto che sono arrivata in ritardo, me ne scuso ed è colpa però non mia, ma delle ferrovie, anzi di Trenitalia, che aveva i treni in ritardo provenienti da Bologna, parto direttamente con la presentazione senza portempo in mezzo. Dunque, condivido lo schermo e voi dovreste vedere la mia copertina, spero. Sì, Forse vediamo. no. Sì, perfetto, benissimo. Ecco, allora, sì, come diceva la professoressa Leo, in effetti io mi sono occupata, mi occupo da tempo, insomma, di questo tema del rapporto tra paesaggio ed energie rinnovabili. E questo l'ho fatto soprattutto grazie a due progetti internazionali. Il primo, che si è svolto negli anni 2013-2014, finanziato dal CNR francese, e il secondo, invece più recente, si è chiuso in questi giorni, finanziato dal Ministero dell'Economia spagnolo, ovviamente in gruppi di ricerca internazionali, appunto basati, europei sostanzialmente, ecco. Sappiamo che in Europa il tema del rapporto tra paesaggio ed energie rinnovabili è un tema che dal punto di vista scientifico è stato molto studiato in questi ultimi anni. Diciamo che ecco, quello che forse manca ancora è il trasferimento di tutti questi ragionamenti a livello scientifico nelle politiche e nelle pratiche. Questo è ancora un tema assolutamente aperto che sta diventando sempre più urgente anche a causa dell'urgenza della transizione energetica stessa, che è stata in qualche modo accelerata anche dalla condizione contingente, quindi insomma la crisi energetica che ci stiamo trovando ad affrontare. Ecco, dunque noi abbiamo da tempo, insomma, concordato una serie di obiettivi, obiettivi che ci siamo dati appunto a livello europeo e che vedono l'Italia tutto sommato in una condizione abbastanza virtuosa, ma con ancora delle situazioni di criticità che in questo ultimo periodo, con appunto, la crisi energetica globale, si stanno accentuando. E anche per questo motivo vado veramente veloce su questa parte iniziale, anche perché immagino che siano cose abbastanza note dal momento che se ne parla proprio nel dibattito pubblico, quindi forse non vale la pena di soffermarsi molto, ma ricordo solo che il PNRR comprende proprio una missione, la seconda missione chiamata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, che vale 68,6 miliardi. Che comprende appunto anche una serie di iniziative a favore delle energie rinnovabili e più in generale, diciamo, della transizione energetica. Quindi c'è una chiara volontà politica di perseguire la transizione energetica e uscire, diciamo, dalla logica delle fonti fossili, anche se forse, ecco, potremmo discutere, potremmo aprire una discussione su come lo stiamo facendo, ma diciamo che almeno l'intenzione politica è decisamente quella. A noi però di tutto questo interessano gli aspetti territoriali e paesaggistici della transizione energetica, che sono anche quelli meno considerati a livello di politiche. Queste politiche energetiche sono dall'Europa stessa state impostate in una maniera, diciamo, proprio da politiche economiche, e gli aspetti territoriali di queste politiche sono ancora troppo trascurati. E quando invece sarebbero cruciali, sarebbe cruciale affrontarli, anche perché sono una delle ragioni principali, dicono gli studiosi, per i quali c'è una forma di resistenza alla transizione stessa. Cioè il grosso della resistenza alla transizione energetica verso le rinnovabili proviene proprio da situazioni dove emergono criticità di carattere territoriale e paesaggistico. Quindi studiare questi aspetti, e questi erano appunto gli obiettivi dei due progetti ai quali ho partecipato, sembra fondamentale per riuscire a superare questi ostacoli alla transizione. Allora, diciamo, per cominciare ad osservare questo rapporto tra energia, produzione di energia e territorio, paesaggio, vi propongo prima di tutto una specie di step back, una sorta di osservazione un po', chiamiamola geostorica, di altre transizioni energetiche avvenute in passato per capire se da queste transizioni precedenti possiamo imparare qualche cosa. E poi invece nella seconda parte dell'intervento affronterò più precisamente il tema delle energie rinnovabili. Allora, parliamo di paesaggi dell'energia, poi affronterò anche questo concetto in maniera più dettagliata presentando come è stato utilizzato in letteratura. Però partiamo da questo sorta di
tesi sostanzialmente, che era quella che animava proprio il primo progetto al quale ho partecipato, questo progetto Ressource Energétique, Ressource Paysagère, base francese, quindi insomma era un progetto francofono, e una dei punti di partenza era proprio questo, cioè energia, territorio e paesaggio sono indissolubilmente legati tra loro da relazioni profonde che fanno sì che ogni cambiamento o trasformazione dell'una, in particolare appunto delle modalità con le quali sfruttiamo l'energia, produciamo e trasportiamo e utilizziamo l'energia, si riproducano e si riflettono sull'altra. Quindi c'è proprio questo stretto legame del quale forse vale la pena di approfondire un attimo la natura. Allora, se noi, io spesso uso con i miei studenti il diagramma proposto dalla professoressa Castiglioni, che credo voi conosciate, insegna all'Università di Padova, e ha elaborato questo diagramma che secondo me è molto molto utile dal punto di vista didattico per mostrarci la concezione di paesaggio che emerge dalla Convenzione europea. E ha il vantaggio che lo si può declinare anche in senso, diciamo, tematico o, se vogliamo, settoriale. In questo caso, come vedete, lo sto adattando all'energia. Quindi, se noi lo spiego brevemente, anche se immagino che lo conosciate, ma insomma, questo diagramma mostra proprio il rapporto tra dinamiche territoriali che sono rappresentate, diciamo, al piano terra dei due piani che stiamo osservando, e invece paesaggio che è rappresentato al piano superiore. Come vedete, il paesaggio è composto, diciamo, si presenta con caratteri naturali e con caratteri antropici, che sono chiaramente largamente sovrapposti tra di loro. Pensate semplicemente all'agricoltura, che è proprio un mix delle due, e poi anche da una sfera, diciamo, immateriale legata ai significati e ai valori. Come vedete, i processi territoriali che riguardano sia l'ambiente che la società, quindi processi ambientali naturali e processi antropici di diverso tipo, influenzano attraverso driving forces, quindi appunto insomma processi che modificano i caratteri naturali e i caratteri antropici, e sono quelle frecce che vedete salire verso l'alto. L'ultima freccia, questa freccia che diciamo ha invece una doppia punta e che punta in alto e anche in basso, tra i due elementi, tra le due parti dello schema, collega la società con i significati e i valori. E questo serve per interpretare quell'inciso della Convenzione europea quando dice così come è percepita dalle popolazioni. Vedete che vi ho inserito la definizione di paesaggio tratto dalla CEP firmata a Firenze nel 2000. Ecco, i significati e i valori hanno, diciamo, un'azione di feedback rispetto alla società, per cui di fatto noi come percepiamo influenza il modo con il quale agiamo e quindi il modo con il quale trasformiamo il paesaggio. Quindi c'è questa sorta di circolo virtuoso o vizioso che collega azione e riflessione, azione e osservazione. Ora, se noi decliniamo questo diagramma in termini di energia, vediamo che ci sono degli aspetti proprio naturali legati al territorio, che sono per esempio il dislivello, il soleggiamento, i processi di combustione che hanno a che fare con l'energia. D'altra parte, sul lato destro del diagramma, quindi riferendoci alla società, vediamo che l'energia può essere osservata almeno sotto tre specie: la produzione, il consumo e il trasporto, anzi forse andrebbero invertiti, no? La produzione, il trasporto e il consumo di energia. E noi possiamo rileggere, se vogliamo, la storia del territorio proprio attraverso queste lenti, questa lente energetica, ed è quello che abbiamo fatto nel primo dei due progetti ai quali ho partecipato, quindi il progetto Ressource. Allora, vediamo velocemente, per esempio, il dislivello, come dire, l'energia del rilievo, come la chiamano i geografi, è molto vistosa, diventa molto vistosa, normalmente è potenziale, ma quando invece diventa cinetica, come in questo caso che stiamo vedendo la frana del Vajont già caduta, ecco, si presenta appunto l'energia cinetica liberata da questa frana, la si vede in maniera molto vistosa nel paesaggio, in un paesaggio drammatico come appunto quello del Vajont. Ma non occorre un grande dislivello per parlare di energia, perché anche un piccolo dislivello, qui state vedendo un'immagine storica di una bonifica, anche un piccolissimo dislivello può richiedere un'enorme quantità di lavoro e quindi di energia per poter essere superato a fini, in questo caso, di appunto produzione agricola.
Quindi diciamo che il dislivello è uno dei temi principali con i quali, sui quali si può leggere il rapporto tra energia e territorio. Abbiamo parlato di soleggiamento e anche questo, il soleggiamento, è stato in tutte le società preindustriali un tema assolutamente chiave proprio nella strutturazione territoriale. Quindi abbiamo un esempio molto vistoso che leggiamo in una foto storica di una valle alpina, dove i versanti esposti a solatio, quindi dove è il massimo l'irraggiamento solare e quindi l'energia che il terreno cattura, vengono destinati all'agricoltura, mentre al contrario i versanti esposti a bacio, cioè quelli che hanno minor radiazione solare, vengono destinati alla cultura forestale. Questo perché sappiamo, insomma, che il legname da costruzione in particolare cresce con caratteristiche molto migliori proprio laddove riceve il terreno è meno fertile, dove c'è meno radiazione solare. Quindi lo sfruttamento di queste differenze tra proprio di carattere energetico, tra le modalità con cui riceviamo la luce solare, cambiano il paesaggio e il territorio. Per non parlare, ovviamente, e qui torna in gioco anche il dislivello, di tutte le forme di produzione di energia preindustriali legate agli opifici idraulici. Qui stiamo vedendo per esempio forse una segheria, qui altro esempio di una segheria, qui siamo a Rivalgo in provincia di Belluno e ovviamente tutte le società preindustriali, non solamente da noi ma in generale in tutto il mondo, hanno sempre saputo sfruttare il dislivello e l'energia potenziale contenuta nelle masse d'acqua poste in alto, che possono essere sfruttate appunto per azionare delle ruote idrauliche che danno il movimento e quindi l'energia appunto a delle lavorazioni. E poi ho parlato di combustione e nessuno di noi può dimenticare, anche perché non è certamente terminata la fase dell'utilizzo della combustione per produrre energia, a questa fonte di energia che è sempre stata utilizzata nella storia dell'uomo, cioè in particolare la combustione del legno o anche del carbone per il riscaldamento. Parliamo di carbone, entriamo in quella fase nella quale nella storia delle società occidentali si entra in una logica estrattiva e da qui in poi vedrete una serie di paesaggi di modalità estrattive di produzione di energia. Queste sono appunto le tracce vistose nel paesaggio di queste estrazioni di materiali minerari, ma insomma in questo caso si tratta appunto di carbone. Dal sottosuolo e le scorie vengono appunto riposizionate sul territorio creando nuovi paesaggi, alcuni dei quali sono stati anche riconosciuti oggi come beni culturali. Pensate per esempio al caso di Lens, nella Francia del Nord, dove appunto un sito minerario molto ampio è stato dichiarato patrimonio dell'umanità, proprio come memoria di questa fase estrattiva legata all'estrazione del carbone che ha contraddistinto la rivoluzione industriale in Europa. Così come è avvenuto, qui stiamo vedendo per esempio una cava di lignite a cielo aperto, in altre aree d'Europa nelle quali appunto questa stagione estrattiva ha modificato profondamente la struttura del territorio, lasciando spesso anche delle gravi problematiche di carattere ambientale che solo molto recentemente hanno cominciato ad essere risolte. Qui vado un po' veloce, ho messo alcune immagini di altri tipi di paesaggi estrattivi legati ad altri tipi di fonti energetiche di carattere fossile. Qui, per esempio, vediamo un antico campo di pozzi di petrolio. Fino a che non incontriamo una successiva transizione energetica, quindi avete visto, abbiamo intravisto il passaggio dalle fonti energetiche preindustriali alle fonti energetiche fossili. C'è stata poi la parentesi, se vogliamo, del cosiddetto oro bianco, scusate, carbone bianco, pardon, appunto l'idroelettrico, la stagione dell'idroelettrico che si è sviluppata sulle montagne del mondo, in particolare tra fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, e che anch'essa ha cambiato profondamente i nostri paesaggi, anche il modo con il quale utilizziamo il territorio, che è un modo che poi si è, diciamo, conservato fino ad oggi. Ci sono alcune attività che non si svolgono più a partire da quel momento. Pensate per esempio alla fluidazione del legname via fiume, che è stata sostanzialmente interrotta dallo sviluppo idroelettrico, o pensate proprio alle modificazioni fisiche dell'ambiente che circonda le centrali idroelettriche o le dighe, che sono ovviamente ormai parte del nostro paesaggio, del nostro immaginario.
E pensate anche a come l'avvento dell'energia elettrica, cioè di questa particolare forma di energia che noi riusciamo a controllare solamente da un tempo relativamente limitato, se guardiamo la storia dell'uomo, ha potuto influenzare, ha influenzato enormemente la nostra cultura occidentale, anche passando attraverso le opere artistiche, ma per non parlare ovviamente dei nostri paesaggi fisici, della parte materiale del nostro paesaggio che è percorsa appunto dalle infrastrutture energetiche. Ecco, chiudo questa parte con un'immagine di Porto Tolle, un po' perché è nella nostra regione, un po' perché è stato un casus belli per lungo tempo, un po' perché ancora oggi, diciamo, rappresenta una situazione problematica, se vogliamo, ed è in qualche modo un simbolo, se vogliamo, di questa stagione estrattiva, considerato appunto il rapporto con il parco naturale, che lo circonda. Per riassumere questa parte iniziale, ecco, vedete, qui ho sostanzialmente indicato una sequenza di transizioni energetiche che si sono susseguite tra il XIX secolo e il nostro XXI secolo, e che ci mostrano anche l'accelerazione, se vogliamo, no? Di queste transizioni che ogni 50 anni più o meno ci troviamo ad affrontare con tutto quello che consegue nel caso appunto della questione del territorio. Io mi devo scusare un attimo, devo attaccare la rete, il cavo elettrico. Ecco, quindi, insomma, riassumendo, noi siamo in questa fascia rossa, vedete, questa relativa alle rinnovabili che dovrebbero soppiantare le fonti precedenti. In realtà, per quanto riguarda le fonti che vedete, nessuna di esse è stata completamente superata da quella successiva, ma in realtà abbiamo aggiunto un nuovo modo di produrre energia, pur non abbandonando i modi precedenti. Allora, cosa sono le energie rinnovabili? Sono fonti di energia derivanti da risorse naturali che hanno alcune caratteristiche. La prima è che si rigenerano almeno alla stessa velocità con la quale vengono consumate. La seconda è che non sono esauribili nella scala dei tempi e delle ere geologiche. E la terza è che è cruciale, il loro utilizzo non pregiudica alle generazioni future l'uso delle stesse risorse. Se voi pensate alle energie fossili, invece, quelle le stiamo consumando e stiamo precludendo alle generazioni future il loro utilizzo. Sono anche forme di energie alternative alle tradizionali fonti fossili, che ovviamente non sono rinnovabili, e possono essere, ma non sono necessariamente, energie pulite. Cioè energie che non immettono in atmosfera sostanze nocive o prima alteranti, quali ad esempio la CO2. Queste energie rinnovabili producono appunto trasformazioni del paesaggio che sono spesso molto visibili. Per esempio, l'energia eolica produce paesaggi estremamente visibili, e anzi, su questa, proprio perché è estremamente visibile, su questo tipo di energia si è concentrato grosso del dibattito, specialmente all'inizio, diciamo, del dibattito scientifico, ma anche proprio politico, sul rapporto tra paesaggio ed energia rinnovabile. Vabbè, dico due parole su per capire di cosa si tratta, ma sono cose note a tutti. Si tratta sostanzialmente della conversione dell'energia nel vento in una forma utilizzabile, tendenzialmente di solito con l'utilizzo di aerogeneratori che producono energia elettrica. Quindi sostanzialmente una moderna edizione del mulino, che è invece la fonte di energia, scusate, il mezzo di produzione di energia, in quel caso meccanica, che proveniva dal vento anche in passato. Ecco, su questo argomento appunto si sono aperte grandissime discussioni, anche perché questi impianti tendono a utilizzare delle situazioni, diciamo, morfologiche di sommità, quindi molto visibili appunto ancora. E quindi la loro presenza nel paesaggio è estremamente vistosa e può disturbare. Ci sono stati molti soggetti, molti anche proprio soggetti pubblici, che hanno manifestato apertamente la loro contrarietà a queste forme di intervento. C'è poi l'energia solare, che può essere utilizzata in molti modi, è sicuramente almeno due, cioè la possibilità di generare elettricità, parliamo di fotovoltaico, e calore invece parliamo di solare termico. Ovviamente le scale di questi interventi possono essere molto diverse tra di loro, per cui si va dal piccolo impianto posto sul terrazzo, come adesso va molto di moda, a invece dei grandi impianti che lavorano a scala territoriale. Vi faccio vedere solo questo esempio, che era il più grande esempio, il più grande parco fotovoltaico d'Europa, quando è stato costruito, ed è qui nella nostra regione, e che è stato recentemente superato da un impianto ancora più grande,
sempre qui nella nostra regione, che appunto sembra che vogliamo proprio, come dire, battere tutti i record sull'agrovoltaico. Ecco, mentre sappiamo che ci sono delle altre situazioni che non necessariamente consumano suolo agricolo, ma hanno altrettanto interesse. Vi faccio vedere appunto il forum della Nave a Barcellona, dove è l'intera copertura di questo edificio che viene dedicata appunto alla produzione di energia fotovoltaica. Pensando all'enorme quantità di superfici già impermeabilizzate che abbiamo a disposizione, proprio per come si è sviluppata l'urbanizzazione nei nostri paesi, ecco, riterrei che forse dovremmo prima di tutto investire sulle superfici già manipolate, già artificializzate, piuttosto che non su quelle agricole, ma torneremo su questo punto alla fine della presentazione. Ci sono esempi anche molto vicino a noi, penso per esempio al caso dello stadio di Padova, lo stadio del calcio di Padova, dove appunto il parcheggio è coperto con pensiline fotovoltaiche, anche di una certa gradevolezza. Ci sono poi le agroenergie che si dividono in diversi tipi. Partiamo con i biocarburanti, cioè quei combustibili che sono ottenuti da biomassa e che ovviamente formano una miscela esplosiva che con un gas comburente alimentano motori a combustione interna, quindi sono ciclotto oppure diesel, e possono essere liquidi, gassosi e possono essere usati anche non solo per il trasporto ma anche per la produzione di energia elettrica. Poi ci sono le biomasse, anche qui ci sono diverse categorie di biomasse, c'è la frazione biodegradabile di prodotti e rifiuti residui di origine biologica, spesso anche diciamo animale, e poi c'è invece la parte biodegradabile di rifiuti industriali urbani, con ovviamente alcuni malumori da parte di alcune parti della società che ritengono che ci sia una forma di rischio nel utilizzare questa parte biodegradabile dei rifiuti per produrre energia. Un impianto a biomassa legnosa, qui vado veramente molto veloce, mi interessa solo proprio così fare una specie di promemoria, perché poi queste cose in realtà le sappiamo. Biomassa legnosa che si manifesta anch'essa nel paesaggio, se non altro con i depositi e a volte anche con i fumi che vediamo uscire dagli impianti di produzione, quindi vediamo alcuni che sono, questa è una fotografia di un impianto in Sudtirolo. Ma che hanno anche un fronte sul piano, diciamo, agricolo, quindi che modificano il paesaggio agrario, ad esempio con la produzione, cioè con, diciamo, la coltivazione di short rotation forestry, come quelle che stiamo vedendo in questa immagine, che sono a tutti gli effetti una coltivazione intensiva che ha semplicemente dei cicli di vita un po' più lunghi che non il mais, per esempio. Ecco, e queste sono, diciamo, le energie più visibili, ecco, le fonti energetiche rinnovabili più visibili, ma poi ce ne sono di altre meno visibili, producono paesaggi meno visibili, ma altrettanto significativi, anche critici per certi versi, rispetto alle trasformazioni territoriali. Parlo per esempio del caso del biogas. Il biogas, che è un caso un po' particolare, perché questo impianto è più complesso degli altri. Gli altri sono, diciamo, a uno solo step, mentre l'impianto a biogas è composto di due step. Il primo è quello dell'attività di digestione, dove appunto viene prodotto il gas, quindi c'è una digestione anaerobica, di sostanze organiche che producono del gas che assomiglia molto al gas metano e che viene utilizzato nella seconda parte dell'impianto per produrre energia elettrica, quindi viene bruciato. Quindi c'è anche la combustione. Quindi il primo step è la digestione, il secondo è la combustione. Allora, dal punto di vista dell'impianto, gli impianti non sono particolarmente grandi, sono di solito piazzati in mezzo alla campagna, quindi non sono neanche tanto visibili, a volte vengono mascherati con degli alberi, quindi, come dire, vengono anche nascosti, se vogliamo, e tuttavia possono avere un impatto molto molto significativo sul piano territoriale e sociale. Qui vi faccio vedere per esempio alcune immagini della nostra regione. Questo è un impianto sul quale c'è stata una grande discussione, siamo nella zona di Piombino Dese, un grosso conflitto legato proprio alle modalità con le quali vengono alimentati questi impianti, che sono poi la questione cruciale. Tant'è vero che ancora negli scorsi anni l'Associazione Nazionale degli Impianti di coloro che appunto lavorano in questo campo ha prodotto un documento, il biogas fatto bene, che dà alcune indicazioni proprio per evitare le problematiche che hanno generato negli scorsi anni le criticità maggiori. Ad esempio, una di queste è sicuramente la scelta della localizzazione
quindi ha a che fare proprio con il territorio, e questo ne sono ben consapevoli anche i produttori stessi. La scelta dell'alimentazione dell'impianto, che può sembrare, diciamo, virtuosa, e invece spesso scivola nella competizione, diciamo, con le produzioni alimentari, e questo può provocare a scala globale, soprattutto parlo della nostra piccola regione, ma parlo a scala globale, può provocare dei conflitti molto grossi con la produzione invece di cibo, che è un'altra delle questioni che attanagliano il nostro futuro. E infine, credo sia l'ultima di queste slide così un po' tecniche e riassuntive, il mini idroelettrico, altra fonte di energia rinnovabile molto poco visibile, ma molto molto discussa, chiacchierata e al centro di grossi conflitti territoriali e sociali. Anche in questo caso il mini idroelettrico è sostanzialmente una modalità di produzione ad acqua fluente, come si dice, cioè che non ha un deposito, cioè non ha uno stoccaggio dell'acqua. Vengono applicati questi mini idroelettrici, che vengono chiamati così amichevolmente centraline, quasi a diminuire il loro impatto, che in realtà è molto elevato, soprattutto perché di fatto vengono applicati su torrenti di montagna ad elevato valore naturalistico, e specialmente quando vengono messi in serie uno dietro l'altro, rischiano di portare l'intero corso del torrente al deflusso minimo vitale, che è quello che per legge deve essere rilasciato a valle, scusate, lasciato a valle della presa. Forse spendo due parole. Allora, c'è una presa a monte del torrente. C'è un tubo, una tubazione, che porta l'acqua presa dalla presa alla turbina, diciamo, che è la turbina come negli impianti idroelettrici tradizionali, e poi c'è un rilascio dove l'acqua viene riportata nel torrente originale. Allora, normalmente questo schema viene rappresentato in questo modo. In realtà, se noi volessimo veramente rappresentarlo correttamente, dovremmo rappresentarlo così, perché lungo il corso del torrente, quello naturale che è sotteso all'impianto, l'acqua che scorre nel corso d'acqua si riduce in maniera veramente drastica. Ci sono queste normative, appunto, sul deflusso minimo vitale, che però molto spesso denunciano gli ambientalisti, non vengono rispettate. Semplicemente, siccome è conveniente ovviamente turbinare una maggiore quantità di acqua, perché si produce di più e si guadagna di più, i torrenti vengono lasciati spesso quasi secchi, se non proprio secchi. Qui ci sono state una serie di uscite di dossier di denuncia da parte delle associazioni ambientaliste, che hanno dimostrato, insomma, questo fatto. E poi ci sono anche dei casi particolarmente chiacchierati, come quello che tutti conosciamo, insomma, perché appunto di nuovo è nella nostra regione, la centralina del MIS, cosiddetta, la cui autorizzazione è stata rilasciata nonostante la presenza del parco nazionale Dolomiti Bellunesi, e che è stata al centro di una causa legale che ha dato ragione ai ricorrenti, cioè a chi era contrario alla costruzione di questo impianto, che si è anche speso in maniera molto molto vistosa sul piano, diciamo, delle azioni sociali, per denunciare appunto questa procedura poco limpida, sembrerebbe, insomma, da quello che hanno valutato quello che ha valutato la magistratura. Allora, veniamo, diciamo, al tema, anzi al problema paesaggio nella transizione energetica, perché va detto che finora il paesaggio è stato considerato per lo più un problema per la transizione energetica, nel senso che è stato utilizzato come motivo di scontro da parte di chi, come posso dire, contrastava, si è posto come di traverso rispetto alla transizione, non tanto la transizione in sé, ma le modalità con le quali questa transizione è stata finora programmata e realizzata. Vi accennavo in apertura che c'è stato, e è riconosciuto, insomma, il fatto che gli aspetti territoriali sono stati trascurati largamente nella costruzione delle politiche energetiche per la transizione, e questo è quello che ne è stato la conseguenza, cioè una forte conflittualità che ha rallentato sicuramente la transizione in tutti i paesi europei. Quindi il paesaggio è stato considerato di fatto una barriera, un freno allo sviluppo delle energie rinnovabili. Si è adottata una logica dell'impatto, questa parola è stata utilizzata molto anche appunto nella presentazione di questa relazione. Io devo dire che lo vedremo alla fine, insomma, vorrei veramente, secondo me, un passaggio fondamentale che deve essere fatto è quella di uscire da questa logica dell'impatto. Perché il paesaggio non è un oggetto di tutela, o non è soltanto un oggetto di tutela da difendere e da mitigare,
ma invece è parte del gioco, e questo lo vedremo meglio nelle slide successive. E ovviamente la risposta alla logica dell'impatto è quella dell'inserimento paesaggistico, che troppo spesso è limitato alla pura sfera estetica, cioè quei scenic values, i valori scenici, che sono stati al centro di una grande e ampia letteratura sulle energie rinnovabili. Ecco, questa logica è forse quella che va superata in questa fase, e che però è anche quella che ha vinto finora. Riporto questo post, che è un post molto famoso, che ha fatto un po' il giro di tutti gli esperti di energie rinnovabili, perché in questo post Vittorio Sgarbi critica fortemente le energie rinnovabili. Sapete che lui ha questa specie di battaglia da portare avanti, che si è dato, questa missione che si è dato, ma la cosa un po' grave, secondo me, dal punto di vista proprio scientifico, è il fatto che di fatto questo è un fotomontaggio, che viene invece presentato come una vera fotografia, quindi dove viene magnificata la dimensione degli impianti rispetto alla dimensione del Duomo di Orvieto e della città di Orvieto. Quindi questo tentativo di ispirare indignazione da parte di alcuni soggetti, indignazione nella popolazione, in realtà è basato su un'immagine che è di fatto falsata. E qui capite che posta c'è in gioco, evidentemente, se ci si può, diciamo, spingere fino a questo punto per sostenerla. Allora, su questa linea si sono mossi diversi studiosi europei ancora ormai 12 anni fa. Quando io cominciavo a occuparmi di questi temi, è uscito un numero monografico di Landscape Research nel quale appunto si parlava di paesaggi dell'energia, questi landscapes of energy o energy landscape, presentati come uno strumento. Quindi qui usciamo dalla logica del paesaggio come oggetto, entriamo nella logica del paesaggio come strumento, per gestire meglio la transizione, cioè per riuscire a governare la transizione prestando attenzione a quegli aspetti territoriali che invece hanno una grande importanza, proprio per prevenire i conflitti che possono sorgere dalle trasformazioni che inevitabilmente ci troveremo ad affrontare. Allora, qui cito Pasqualetti da un lato, Nadai e van der Rossa dall'altro, l'epoca più o meno è la stessa, vedete i primi 10 anni degli anni 2000, e il suggerimento di Nadai e van der Rossa in particolare è quello di cominciare a guardare l'energia attraverso la lente del paesaggio e al tempo stesso cominciare a guardare il paesaggio attraverso la lente dell'energia. Allora, abbiamo fatto un piccolo esperimento di osservazione del paesaggio attraverso la lente dell'energia nella prima parte di questa presentazione. Osservare l'energia attraverso la lente del paesaggio è quello che dovremmo veramente imparare a fare per vincere, per vincere la partita della transizione verso le rinnovabili. Quindi, in qualche modo, il suggerimento è quello di ricomporre le relazioni sociotecniche tra paesaggio ed energia. Questa piccola immagine qui che Nadai e van der Rost presentano, anzi forse questa è di Selman, che nello stesso numero di Landscape Research ci dà un messaggio che è questo: bisogna imparare ad amare i nuovi paesaggi carbon neutral. Allora, c'è un'idea di paesaggio che si trasforma, che è sempre in trasformazione. E quindi in qualche modo, come vedevamo nello schema della Castiglioni, è il prodotto della società interfacciata con il proprio, con gli aspetti, con i processi naturali del proprio territorio, e che quindi inevitabilmente, cambiando la società, cambia, ovviamente. Ma c'è quella freccina a doppia punta, che è quella che ha a che fare con il modo con il quale noi percepiamo il paesaggio e che influenza le nostre azioni. E qui Selman ci dice che bisogna lavorare su quella freccia, quella doppia freccia, bisogna imparare appunto accettare i nuovi paesaggi. E tuttavia, e questa è un'aggiunta che abbiamo fatto noi anche con Matelda in alcuni articoli pubblicati all'inizio del secondo decennio degli anni 2000, e tuttavia è giusto imparare ad amare questi paesaggi, ma è anche giusto che questi paesaggi non siano, che non siano ingiusti a loro volta, cioè che la transizione energetica non colpisca le categorie più deboli della nostra società, che non rovini i processi ambientali, che rispetti i beni culturali e così via. Cioè, ci sono alcune caratteristiche che questi paesaggi delle energie rinnovabili devono avere per poter essere accettati. E ovviamente utilizzare la Convenzione Europea del Paesaggio come approccio al paesaggio può sicuramente aiutare a immaginare in questo modo la transizione.
Ecco, questa definizione di paesaggio dell'energia, ma insomma l'abbiamo già detto, non nasce solamente con una valenza teorico-analitica, ma invece è legata propriamente all'azione, in particolare alla dimensione delle politiche pubbliche e dei meccanismi di governo. E quindi il concetto di paesaggio dell'energia dovrebbe essere d'aiuto nello sviluppare una concezione integrata delle politiche paesaggistiche e delle politiche energetiche, che superi una visione delle prime, cioè di quelle paesaggistiche, come ancillari delle seconde, cosa che per lo più sta avvenendo, anche se in qualche volta succede anche il contrario. Allora, la CEP ci dice con chiarezza cosa dobbiamo fare. Ogni parte si impegna a integrare il paesaggio nelle politiche settoriali, e qui ci sono anche le priorità con le quali questo dovrebbe essere. Vado sempre un po' veloce perché tra l'altro non ho un orologio, quindi sto facendo un po' fatica a capire da quanto tempo sono collegata. Datemi un tempo a un certo punto, perché sennò slitto. Apriamo un capitolo sull'Italia in specifico. Che cosa abbiamo osservato in questi 20 anni di politiche sulle energie rinnovabili? Ci sono state incentivazioni eccessive e disordinate. Pensate per esempio al bando sul fotovoltaico, che ha avuto delle oscillazioni veramente incredibili che hanno favorito alcuni soggetti e sfavorito altri, esaurendo le risorse in poco tempo. Vabbè, è un discorso che ci porterebbe lontano. Come ho già detto, si vede una vistosa assenza della dimensione territoriale nella programmazione. Faccio un solo esempio. I dati spaziali sulle energie rinnovabili sono stati resi pubblici solamente un paio d'anni fa, quando sono ormai 20 anni che programmiamo sulle energie rinnovabili, senza avere idea di dove sono gli impianti, di cosa comporta la loro. C'è un microfono acceso che pregherei di spegnere, grazie. Ecco, l'obiettivo che si sono date troppo spesso le politiche è stato quello di accelerare le procedure piuttosto che aumentare la qualità del paesaggio, o se vogliamo la qualità dei paesaggi dell'energia. Si è vista insomma la propensione vincolistica delle politiche, quindi una specie di scontro, no? Uno scontro al vertice tra diverse visioni del territorio, dove è prevalsa per lo più una concezione estetico-visuale e oggettuale del paesaggio, a cui ho già fatto riferimento. Non mi dilungo oltre, e in questo modo si è parlato molto delle energie rinnovabili visibili e molto meno delle energie rinnovabili come il biogas e il micro idroelettrico, che invece hanno impatti territoriali e ambientali molto maggiori. Le aree non idonee sono state uno degli strumenti che in qualche modo ha seguito questi principi e che si è rivelato sostanzialmente poco efficace proprio nel momento in cui ha accettato sostanzialmente, ha costituito una sorta di sovrapposizione tra le aree vincolate a qualunque titolo e appunto le aree non idonee, quando invece forse bisognerebbe entrare nel dettaglio, entrare nel merito della questione di che cosa, di quali siano le aree veramente idonee, senza parlare di quando invece è uscito qualche anno fa la proposta di parlare al contrario di aree idonee alla infrastrutturazione energetica con le rinnovabili, cosa che non è mai stata esplorata fino in fondo e è un grande spazio aperto per appunto la riflessione futura. Io per conto mio ho fatto una serie di riflessioni, qui con Matelda abbiamo fatto un'analisi sui conflitti nati attorno agli impianti di biogas e come era prevedibile abbiamo mostrato, facendo una grossa fatica devo dire, perché appunto i dati non erano disponibili se non attraverso i singoli provvedimenti regionali di autorizzazione, quindi abbiamo fatto uno spoglio uno spoglio faticosissimo, molto lungo di questi dati, che adesso invece sono appunto stati resi disponibili da GSE a livello nazionale. Ecco, in questo caso gli asterischi che vedete sono appunto i comitati sorti contro gli impianti di biogas o di biomasse, in questo caso, e come vedete sono concentrati soprattutto nella parte centrale, diciamo, della regione, quella che è più densamente abitata, quindi laddove effettivamente i cittadini sono a contatto diretto con questi impianti. E questo dimostra anche la necessità appunto di prevedere degli strumenti di pianificazione, negli strumenti di pianificazione, tutti gli aspetti energetici che finora hanno trovato veramente poco, poco spazio, con qualche eccezione ovviamente. Vi parlavo dell'impianto di Piombino, ecco qui c'è stata una protesta popolare che ha, come dire, è stato bello seguire proprio nel suo evolversi verso una maggior consapevolezza anche da parte di chi protesta.
Ci sono colleghi che parlano appunto dei conflitti ambientali come ambienti di apprendimento. Ecco, in questo caso qui quello che viene messo in discussione è, siamo proprio nell'ultima fase del contrasto, non è tanto l'aspetto estetico dell'impianto, che forse non interessa molto, non è questo il punto, diciamo, ma è invece quello che sta alla base, quindi il funzionamento stesso dell'impianto. Qui il cartello dice, il Tazebau dice, bruciamo mais e mangiamo energia elettrica, logico. Cioè, quello che viene messo in discussione è il principio stesso che anima questi impianti a biogas quando vengono alimentati non da scarti animali come dovrebbe essere, ma invece da prodotti vegetali che potrebbero avere seguire un'altra strada, cioè quella appunto della produzione di cibo o anche di feed, nella maggior parte. Ecco, un approccio esclusivamente visuale al paesaggio è limitato perché non consente di vedere queste relazioni invisibili che sono invece una componente fondamentale della territorialità che le rinnovabili costruiscono. Nel biogas in particolare l'aspetto della visibilità è veramente il minimo problema, il grosso del problema è tutto quello che è invece invisibile e che si manifesta appunto, che viene visibilizzato dagli cittadini quando fanno questa operazione di protesta vistosa. Stessa cosa appunto per quanto riguarda l'idroelettrico, in questo caso l'impianto del MIS, la presa, è stata utilizzata come una specie di palco scenico sul quale mettere in scena la protesta per sollevare una questione che non ha a che fare solamente con l'aspetto visivo, aspetto visivo che si era tentato in qualche modo di attutire facendo questa operazione di maquillage, no? Rivestendo con pietre locali il muro di calcestruzzo, come se mettere la maschera a questo impianto potesse risolvere i problemi ambientali che l'impianto crea. Ecco, siamo alla terza e ultima parte della mia relazione, sperando che la mia batteria regga, dove appunto vorrei proporvi di cominciare a ragionare in una logica diversa da quella del paesaggio oggetto e entrare nella logica invece del paesaggio strumento, cioè strumento per capire. De Matteis ci parla di paesaggio come mediatore ambiguo, ma al tempo stesso fertile, tra l'estetico e il razionale, tra il mondo dei segni e quello della materia vivente, tra la scala locale e quella globale, tra il sentire agire individuale e quello collettivo. Insomma, come suggeriscono i nostri amici francesi che parlano di médiation paysagère, di mediazione realizzata attraverso il paesaggio, noi dovremo utilizzare il paesaggio come strumento per aprire dei tavoli di condivisione dei nuovi paesaggi dell'energia, proprio per imparare ad amarli. Bisogna ovviamente prima conoscerli, mentre la stragrande maggioranza delle persone non ha avuto una formazione in campo energetico e quindi non ha, diciamo, gli strumenti per capire fino in fondo quali sono le poste in gioco. Ah beh, qui ci sarebbe un lungo discorso da fare sui possibili modi per interpretare il paesaggio come strumento, ma credo che dovrò saltarli per ragione di tempo. Ecco, adesso io sto vedendo 44 minuti. Mi confermate che parlo da 44 minuti? Se è così è grave, devo correre. È così, È così. comunque vai avanti, tranquillo. Ok, quindi salterò questa cosa dell'interfaccia intermediario-mediatore. Semmai ho scritto un articolo su questo, quindi ve lo posso girare. E invece vorrei appunto focalizzare su alcuni segnali incoraggianti su questa strada che si stanno osservando nei nostri territori. Allora, il primo è il fatto che emerge una nuova sensibilità. Vi dico in due parole due esempi di questa nuova sensibilità. Il caso del parco fotovoltaico di Asti, ve lo faccio anche vedere velocissimamente, che è qui. Un caso virtuoso dove il promotore è il comune, sono i comuni, diciamo, della zona, che si sono anche tra l'altro coordinati tra di loro, e dove la sezione locale di Legambiente è stata coinvolta fin dall'inizio del progetto per progettare insieme questo impianto, cosa che ha portato ad avere un risultato interessante, soprattutto dal punto di vista, diciamo, certamente dal punto di vista spaziale, cioè l'impianto è stato collocato in modo forse più virtuoso rispetto a come sarebbe stato collocato se non ci fosse stato l'intervento di Legambiente, ma soprattutto sul piano sociale. Per cui questo impianto è diventato l'impianto, il nostro impianto, quello che noi abbiamo fatto insieme. A piedi dell'impianto fotovoltaico è stato creato una sorta di parco, diciamo, informativo sulle energie rinnovabili che viene sistematicamente visitato dalle scuole con l'aiuto di Legambiente che fa le visite guidate
Quindi c'è, diciamo, è stato proprio introiettato questo parco all'interno della società locale ed è diventato parte del paesaggio di tutti. Ecco, questo secondo me è un caso virtuoso, lo riconosce anche Legambiente, che lo inserisce in questa guida turistica dei parchi eolici italiani, che mi sembra un bellissimo strumento proprio perché, come posso dire, fa fare quello scatto mentale dal problema paesaggio all'opportunità paesaggio. Energie rinnovabili costruiscono nuovi paesaggi che possono diventare addirittura attrattivi in certi casi. Ovviamente di questa attrattività deve essere verificata, cioè, o meglio, a fronte di un'attrattività percepita deve essere verificata la sostenibilità ambientale e sociale alle spalle. Ecco, il caso di Affi viene messo in copertina rispetto a questa guida dei parchi eolici italiani. Ecco, questo non deve farci dimenticare che le energie rinnovabili, non l'ho detto finora ma lo accenno rapidamente qui, sono stati purtroppo anche un grande campo di investimento per certe frange dell'economia sommersa del nostro paese legate alla criminalità organizzata, specialmente nel sud. Queste sono cose note e anche proprio documentate e quindi non dico, immagino, cose nuove per nessuno. Un secondo esempio virtuoso mi viene da questo strumento della Regione Emilia-Romagna, ormai risalente al 2011, in cui la Regione Emilia-Romagna aveva cominciato già allora a porsi il problema dell'agrivoltaico, cioè conciliare la presenza, l'inserimento di impianti fotovoltaici all'interno del paesaggio agrario. Ora, fatta la premessa che ho fatto all'inizio, cioè che prima di arrivare al paesaggio agrario abbiamo un sacco di superfici minerali da utilizzare che forse dovremmo sfruttare meglio a questo scopo, non è ovviamente escluso che si possano immaginare delle soluzioni di compatibili tra attività agricole e impianti fotovoltaici che possono essere anche, diciamo, virtuose, anche se io rimango perplessa soprattutto sull'aspetto legato alla manipolazione del sottosuolo. Cioè, questo è secondo me il vero grande problema dell'agrovoltaico, perché un conto è quello che vediamo sopra la superficie del suolo, che può anche essere bello, addirittura piacevole, addirittura utile in alcuni casi, perché si possono integrare delle colture che sono, diciamo, non solo compatibili ma aiutate dalla presenza del fotovoltaico. Però non dobbiamo dimenticarci che sotto questi pilastri ci sono dei plinti, di solito in calcestruzzo, che non sono facilmente rimovibili e che per costruirli hanno previsto un movimento terre che a volte appunto sacrifica il suolo fertile, che è uno dei grandi valori sui quali dovremmo riflettere nel nostro futuro. Torno un attimo indietro per finire con quello che emerge da PNIEC e adesso da PNRR, il tema delle rinnovabili sulle piccole isole e il grande tema molto affascinante delle comunità energetiche, che sarà sicuramente il tema sul quale dovremo esercitarci nei prossimi anni. Ecco, chiudo con questa ultima slide, che è riferita a un documento che Legambiente, il FAI e il WWF Italia hanno elaborato in collaborazione, quindi un documento direi storico. Perché in un primo tempo era Legambiente per prima aveva aperto, diciamo, al tema delle energie rinnovabili, provando a seguire questa strada del paesaggio come strumento. Sia il FAI che il WWF si sono associati a Legambiente il 25 ottobre 2022, quindi veramente un mese fa, sono usciti con questo documento che comprende 12 proposte per una giusta transizione energetica. Quindi questa idea della giustizia, giustizia spaziale, giustizia sociale, che deve essere alla base di una transizione energetica. Quindi non è tanto una questione estetica, ma una questione di giustizia, quindi molto più profonda, se volete, che passa anche per gli aspetti estetici. E qui ci sono alcuni di questi 12 obiettivi che sono strettamente collegati con l'attività di pianificazione e quindi l'attività che compete appunto alle regioni. Allora, obiettivo 1. Tutelare l'identità dei luoghi e garantire la partecipazione dei cittadini. Questo è un tema assolutamente cruciale, quello della partecipazione. Il caso di Affi ve lo dimostra. Non va intesa nel senso stanco e, come posso dire, procedurale col quale siamo abituati, ma va invece animata in maniera completamente diversa, perché sia veramente uno strumento. Obiettivo 2, quando l'ho letto mi si è allargato il cuore. Rilanciare la pianificazione paesaggistica regionale. Questa è la sede nella quale si può veramente fare un ragionamento serio su come territorializzare le politiche economiche legate all'energia.
E credo che questa sia una sfida che va assolutamente raccolta, perché beh, in questo momento storico poi in particolare, considerato che abbiamo un piano paesaggistico che ha una certa età e nel frattempo il tema delle rinnovabili è appunto diventato cruciale, quindi sicuramente bisognerà porsi questo problema in futuro. Ecco, e poi ovviamente queste associazioni ambientaliste si rivolgono anche a livello nazionale e parlano di un piano nazionale straordinario per le aree idonee, che è appunto questa proposta che è stata ventilata ma mai seguita fino in fondo. Ci sono delle piccole esperienze in alcune regioni che andrebbero riprese e sviluppate maggiormente. La proposta è quella di istituire una cabina di regia interministeriale che possa gestire il conflitto, perché alla fine è un conflitto tra Ministero della Cultura e Ministero, vabbè, Ministero dell'Ambiente e Ministero, adesso non so più come si chiama, della transizione, non mi ricordo, e qui i ministeri cambiano nome ogni due per tre, quindi uno non si ricorda bene più qual è quello l'ultimo, giusto? Comunque sapete a cosa mi riferisco. E poi, ecco, mi è sembrato anche questo un altro obiettivo interessante da considerare come proposta, varare un programma straordinario di formazione paesaggistica permanente. Ecco, questo mi sembra particolarmente cruciale in un corso sul paesaggio che sta già facendo questa operazione. Io aggiungerei anche una formazione sul tema dell'energia, perché veramente è una tematica con la quale noi non abbiamo, i programmi scolastici non sono particolarmente sensibili in questa direzione, e soprattutto magari oggi lo sono, ma non lo sono stati quando andavo a scuola io, e quindi ci sono intere fasce della popolazione più anziana che non sono formate su questo punto, e quindi qui dovremmo fare veramente un grosso lavoro di recupero. Ecco, poi vi lascio insomma leggere da soli gli altri obiettivi che sono un po' più specifici e vado veramente alla conclusione che ho già detto, quindi leggo semplicemente la slide. La mia proposta è quella di uscire dalla logica dell'impatto, di uscire dal pensiero che la transizione energetica coincida solamente con l'installazione di impianti, quando invece la transizione è un modo diverso di vivere il territorio, è un'altra territorializzazione, direbbero i geografi, cioè entriamo in una nuova territorializzazione. Il paesaggio non è un oggetto, non è uno sfondo per le energie rinnovabili, ma fa parte dei nuovi paesaggi che costruiremo, e serve ovviamente un progetto territoriale condiviso per la transizione energetica. Vi ringrazio e mi scuso per il ritardo e anche per la lunghezza dell'intervento.